Viaggiando. Viaggiando, viaggiando. Bentornati con noi, amiche e amici, siamo in Viaggiando, la nostra rubrica, il nostro programma dedicato all'informazione turistica. Bentrovati con Gianfranco Galanti. Ricordo il nostro sito viaggiandoinradio.it, dove poter riascoltare le nostre puntate, e la puntata di oggi è assolutamente da ascoltare e riascoltare, magari anche da consigliare e condividere. Ritorniamo con gli amici di easyviaggio.com e ritorniamo con Gaia Puliero. Ciao, bentornata. Ciao Gianfranco. Noi torniamo a disturbarti dal tuo ufficio, fronte Senna praticamente, e per... Non proprio però. Però, vabbè dai, era un'immagine che ci piaceva raccontare. E la settimana scorsa abbiamo parlato di, abbiamo introdotto anche un po' quelle che sono le peculiarità, le caratteristiche di easyviaggio.com, che lo ricordo è un ricchissimo punto di informazione e anche molto, molto utile. Abbiamo un po' parlato di quelle che sono le vostre recensioni per quanto riguarda gli hotel. Abbiamo anche ricordato Easy Opinioni, anche questo è un po' un forum, no? Se vogliamo, dove poter... È proprio una community di viaggiatori. Una community di viaggiatori, perfetto, dove poter in qualche modo anche confermare o smentire quelle che sono le impressioni che i giornalisti di easyviaggio.com scrivono appunto sul hotel che vanno a visitare. Quindi ecco, oggi andiamo a visitare con gli occhi di easyviaggio.com e con la voce di Gaia Puliero i 12 hotel in Sardegna. Intanto la prima domanda che mi viene da porti è, in Sardegna un pochino ci sono due Sardegne, no, se vogliamo, quindi questa zona nord chiaramente con una forma di turismo dedicata, no, a una certa fascia, invece una zona diciamo centrale è quella meridionale, più selvaggia, forse più per un altro tipo di target di viaggiatori, più incontaminata, se vogliamo. Ecco, prima domanda che volevo farti è questa: gli hotel che avete visitato sono sparsi per tutta l'isola o vi siete focalizzati su una regione in particolare, su un'area in particolare? No, abbiamo proprio cercato di coprire le zone turistiche più più prese di mira, che vanno appunto dal nord alla costa est fino alla regione di Cagliari al sud, mentre la parte ovest rimane più, più selvaggia, insomma, e più presa di mira per chi vuole fare un po' di escursione più naturalistica. Io personalmente ho fatto proprio visitato la costa sud nella provincia di Cagliari e la consiglio caldamente perché offre un tipo di produzione alberghiera meno jet set, se vuoi, della parte a nord della costa, appunto la costa Smeralda fino a Budoni, ma comunque molto caratteristica e molto improntata al tradizionale. Cagliari stessa è una città da scoprire perché non è molto pubblicizzata, però ha una storia, cioè ha tutto un centro storico veramente interessante e è capace di reinventarsi da un punto di vista turistico. Per esempio hanno aperto poco tempo fa il T-Hotel, che è proprio l'hotel più moderno di tutta di tutto il capoluogo sardo e che si caratterizza per un'attenzione particolare al cliente, nel senso che hanno concepito delle camere destinate alle donne che lavorano, alle donne che viaggiano sole, dove appunto ci sono dei servizi particolari come la cena che può essere consegnata in camera senza sovrapprezzo, oppure c'è un piccolo spa destinato alle famiglie in cui vengono accolti anche i bambini, insomma c'è un'attenzione particolare che non si trova ovunque in Sardegna. Senti, scusami se ti interrompo, proprio sul T-Hotel, la recensione comincia con: immaginate una torre dell'Enel trasformata.
perché in origine era una torre dell'Enel, però attualmente è proprio una colonna di cristallo, quindi sono stati capaci di reinventare veramente l'edificio e che è molto appariscente, è un esperimento molto riuscito dal punto di vista architettonico. Certo, certo. Senti, io chiuderei con parlando un po' di lusso. Mi ha leggevo appunto la recensione di Villa del Borgo Relè, e a un certo punto nella recensione si scrive con un prezzo non particolarmente alto, o meglio molto accessibile, quindi no, questo vuol dire per chi magari decide di regalarsi qualche giorno, così diventa anche può diventare più accessibile a tutti, diciamo. Di solito poi Sardegna lusso appunto si identifica una categoria di pochi eletti, e invece magari c'è la possibilità per una più ampia fascia di persone così di poter essere coccolati, diciamo, in un certo tipo di contesto. Sì, quello sicuramente, anche perché questo hotel ha la caratteristica di apparire come una vera e propria casa privata, cioè è un hotel di veramente piccole dimensioni che ha la controindicazione di essere mal segnalato, purtroppo, nel senso che è difficile proprio reperirlo, e è una caratteristica un po' delle strutture del sud della Sardegna, quindi insomma bisogna partire intanto con un mezzo di trasporto proprio ed essere pronti insomma a esplorare un po' i dintorni per e di mettere in considerazione qualche perdita nei campi, insomma. Certo. Questa struttura ha proprio dei prezzi che per il livello della categoria sono buoni, insomma, quindi per chi avesse voglia di fare un soggiorno romantico, magari più di coppia, e di sfruttare un indirizzo immerso nella natura, è uno degli hotel che abbiamo segnalato, insomma, per questa ragione. Certo, quindi insomma, armarsi di pazienza e di tom-tom magari può tornare assolutamente, assolutamente utile. Bene, insomma, anche qui, come quando abbiamo parlato di Rimini, volevo un po', se è possibile, se ti va, un po' tracciarci l'idea che vi siete fatti voi un po' sulle dinamiche, no, in Sardegna, visto che l'avete girata in lungo e in largo. Ecco, anche qui siamo in un momento un po' di cambiamento, oppure secondo te così si è attestato un certo target e su quello si sta muovendo? Se vuoi, la principale difficoltà dell'isola sono i collegamenti, nel senso che se dall'Italia ci sono varie compagnie, sia tradizionali che low cost, che collegano, magari con l'estero le tratte aeree sono più rare, quindi bisogna cercare soluzioni. Per quanto invece riguarda il tipo di pubblico che sceglie la Sardegna, come dicevi tu, c'è ancora questa divisione tra nord e sud, anche se le persone sono sempre più attratte da quella costa ovest di cui ti parlavo, e dove non c'è molta produzione alberghiera, ma che può comunque riservare delle buone sorprese, insomma. Certo. Si tratta poi di una produzione che resta varia, che oltre ai grandi club propone strutture più tradizionali, con il merito di avere magari legato alla produzione alberghiera una piccola produzione di vino, quindi puoi trovare, ad esempio, c'è una struttura che si chiama Nuraghe Arbor Resort, che si trova a Calagonone, tipo ai piedi di Dorgali, la strada che porta verso Arbatex, che è gestita appunto da questo proprietario di una piccola produzione vinicola, e che quindi non esiterà assolutamente a proporti l'ultima bottiglia e a consigliarti durante il pasto quale tipo di vino associare. Insomma, c'è veramente un amore della gastronomia e dell'enogastronomia locale che dà un surplus alla produzione. Certo, sì, questo è veramente un valore aggiunto
punto, da come ce lo stai raccontando, che diventa così un po' magnetico, no? Se vogliamo. Va bene, Gaia, io ti ringrazio perché anche oggi è stata molto precisa e così ci hai dato anche un po' delle cartoline interessanti della Sardegna. A questo punto, insomma, non rimane che magari incontrarsi su Easy Opinioni o anche su Facebook. Easy Viaggio è anche chiaramente su Facebook, e qui diventa anche, no, interessante poi vedere quelle che sono il confronto delle opinioni degli utenti, dei viaggiatori, che sta diventando sempre più, probabilmente anche qui mi chiedo la tua opinione, quelli che sono i feedback, no, dei viaggiatori. Quindi mentre qui cerco un hotel su Easy Viaggio, anche su altri, insomma, diventa interessante vedere quelle che sono le opinioni di chi poi effettivamente c'è stato, meglio se magari è qualcuno che conosco, no? È un po' un meccanismo che sta diventando sempre più fondamentale, no? Quella della reputazione, sì, online. Come ti dicevo, il passaparola è veramente importante, e anche l'idea di creare una community aiuta molto nella scelta della destinazione. Quindi il nostro tentativo, insomma, è quello di creare veramente una comunità di viaggiatori, per cui le persone si possano parlare su le possibili mete, scambiare consigli e poi anche confrontare con il parere del giornalista che ha visitato tale struttura o tale destinazione. Easy Opinioni poi funziona un po' come ogni blog di viaggio, nel senso che è necessario iscriversi, però è un servizio completamente gratuito. Abbiamo un conto Twitter anche e un conto Facebook, quindi l'idea è un po' di investire su tutte queste questi nuovi mezzi di comunicazione per allargare, insomma, le possibilità di informazione. Benissimo, informazione che ripeto molto completa, molto dettagliata su easyviaggio.com. È stata qui con noi Gaia Puliero, speriamo di poterti risentire presto per andare a così scoprire, cercare nuovi posti con che tu ci hai descritto con le tue parole su easyviaggio.com. Grazie. Ma volentieri, alla prossima. Viaggiando in radio.it è il portale dove trovi tutto il meglio di Viaggiando. Mete, alberghi, viaggi, recensioni, notizie, tutte le puntate da ascoltare o rileggere. Viaggiandoinradio.it. Viaggi e viaggiatori in un click. Viaggiandoinradio.it. Viaggiandoinradio.it. Viaggiandoinradio.it.